Grazie al reddito di cittadinanza io sono potuta scappare da un marito violento. Con gli anni poi le sue violenze sono cominciate anche su mia figlia. Io sono ancora perseguitata da questa persona. Solo il pensiero che io perdo questo reddito è un'angoscia terribile. Grazie al reddito di cittadinanza io sono potuta scappare da un marito violento. Con gli anni poi le sue violenze sono cominciate anche su mia figlia. Questo periodo è coinciso con questo reddito di cittadinanza, ho fatto la domanda. Con questi soldi noi siamo scappate. Con questa carta gialla ce ne siamo andati da casa. Io mi sono presa giusto 4 cose e siamo stati per un bel periodo lontani per poi fare tutto l'iter, perché comunque tu quando denunci un uomo ti devi allontanare perché diventa molto molto pericoloso e quindi hai bisogno di una casa, hai bisogno proprio di allontanarti. No, io sono sopravvissuta e sono uscita da una situazione familiare e ancora che ci sto in questa situazione, questi soldi ancora mi servono perché comunque vivo ancora un disagio, vivo ancora momenti che mi devo nascondere e questi soldi mi servono. Il reddito di cittadinanza mi ha salvato la vita, sì, perché io mi sono potuta allontanare da questa persona. Io sono ancora perseguitata da questa persona che non mi permette proprio di fare una vita normale. E io usufruisco ancora di questo reddito e mi sento ancora libera, mi posso muovere con questi soldi. È solo il pensiero che io perdo questo reddito, io sinceramente è un'angoscia terribile, perché per me è stata un'arma, è stato proprio un'arma avere questi soldi, poter dire scappiamo io, tu e questa carta.